Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, il Duomo Vecchio di Brescia ha ospitato la seconda edizione di Notte e Giorno, evento promosso e organizzato dalla Diocesi in collaborazione con la Voce del Popolo. In occasione dell'anno montiniano, quest'anno le letture sono state tratte dai documenti del Magistero del Beato Montini. In 28 ore di lettura continua, più di 200 persone hanno prestato la loro voce per ridare vita alle significative parole del Pontefice. Allora, cosa possono rappresentare per la comunità? Sicuramente ricordo importante per non dimenticarci di questo grande Papa bresciano che abbiamo avuto. E questo è, le parole, se ascoltate, dicono tutto, perché queste grandi encicliche, lettere, comunque cose che verranno lette in questi tre giorni. E cosa mi ha spinto? Avevo già fatto Notte e Giorno con le letture dei Vangeli e, essendo un lettore, ho dato la mia disponibilità, tutto qui. La scelta di partecipare è un dovere, rispondere a un dovere, a una chiamata, nel senso che ognuno deve in qualche modo mettersi a disposizione di una iniziativa diocesana, e se si è parte di una chiesa si risponde in modo positivo e si è disponibili. L'importanza della lettura continua di alcuni dei testi montiniani è certamente fondamentale per la città di Brescia, affinché le generazioni non più giovani possano ricordare e conoscere più da vicino un Papa che ha avuto i propri natali in questo territorio, e le generazioni più giovani imparino a conoscere qualcuno che non hanno avuto l'occasione di incontrare nella loro vita. E quindi un valore di memoria e di testimonianza che consente alla città, nella sua più ampia costituzione, di sapere quali sono stati i propri interpreti e così di comprendere il proprio presente per costruire il proprio futuro. Mi piace molto, e quando ho letto sulla Voce del Popolo che c'era questa possibilità ho telefonato, perché mi piace questo modo di rendere pubblico il nostro essere cristiano. Io sono stata a Roma per la beatificazione. Queste letture che stiamo leggendo sono attualissime, sembrano scritte adesso, sono di una profondità incredibile, e si spera proprio che i grandi del mondo possano meditarle e trarne conseguenza. Lo scorso anno avevamo letto la Bibbia, quindi la parola di Dio, mi sembrava importante soprattutto in questo contesto. Il cristiano deve anche conoscere i testi magisteriali e soprattutto Paolo VI alla luce anche della sua beatificazione. Mi è sembrato importante, ringrazio la Diocesi di Brescia che ci ha dato questa opportunità, poterli leggere e spero che in futuro sia di stimolo per poterli anche studiare ed applicare. Ma il Paolo VI era interiormente un grande, e difatti tutti dovrebbero chiedere scusa da come è stato trattato. E poi sai, anche nel 60 tanti preti lasciavano così, mentre invece lui, la sofferenza che ha avuto, e adesso i papi vivono di rendita di quello che ha lasciato Paolo VI. È importante perché riesce a portare la voce e il messaggio di Paolo VI in tutte le famiglie, perché oggi nessuno manca di questi mezzi così di comunicazione. Notte e Giorno è stata un'ulteriore occasione di approfondimento sul Beato Bresciano, la sua storia e il suo pensiero. All'evento hanno collaborato gli studenti dello STARS dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.